cari amici, noi sappiamo che il popolo italiano è un popolo di funzionari, di brave persone, di gente che sta sempre e soprattutto nascosta dietro alle persiane. Io mi ricordo un film con Amedeo Nazari. No, c'è anche quel film bello con Mastroianni, il Bell'Antonio. Bell'Antonio, persiane chiuse, dove Amedeo Nazari scopre che la moglie faceva la puttana perché era ricattata da un amante. Belle, belle notizie. Sono fatti molto interessanti, che sono quelli che consistono proprio nell'attività politica di questo strano popolo. Allora, avevo detto prima di un popolo di funzionari, anche di delatori, intendiamoci bene, ma funzionari è la cosa più bella. Noi abbiamo qui, ad esempio, guarda un po' che cosa potete vedere qui, che è molto bello, no? Gli italiani muoiono senza assistenza, perché hanno Immigranti. delle brave persone al Ministero della Sanità, tra un trucco e l'altro, tra un'autorizzazione e l'altra, ai vaccini più disparati, no? Fra poco faranno anche un vaccino contro il singhiozzo. Allora, eccolo qui, no? Istituto Nazionale per la Promozione della Salute, qui va bene, magari. Ce ne stanno tanti che promuovono la salute, ci sono anche quelli che promuovono gli studenti ignoranti, quindi possono anche promuovere la salute. Oh, delle popolazioni migranti, niente meno, e per il contrasto delle malattie e della povertà. Infatti, noi abbiamo milioni di italiani poveri Non possono che curarsi. non possono curarsi perché questo ente, cazzo, sta lì a passarci fogli, foglietti e queste cartelle. Ecco qui, penso alle cartelle. Eccolo qui, Ministero della Salute. Intervento del Ministro della Salute, senatrice Livia Turco, niente meno. Niente meno. Eccolo. Cari È amici, roba vecchia abbiamo questa. fatto. Sì, era vecchio, beh, perché non è la stessa cosa. Ma sappiamo che Livia Turco, che è una gallina vecchia, fa sempre buon brodo, quindi pigliatela, È una gallina giuliva. mettetela nella apposita pentola. Cucinatela e poi il brodo, Bollita, sì, bollita, eh. me lo date come brodo di coltura ai batteri, ai virus. Allora, siccome, come dicevamo, è un popolo di guardoni e di quant'altro, abbiamo Oh, la anche porcura, abbiamo la una. porcura, eccola qui, la porcura. Noi abbiamo letto prima, a noi abbiamo letto, Orazio ha letto la denuncia, ma la porcura fa presto a scrivere che archivia. E mi piacerebbe sapere se il No, ma ci porcuratore, dovrebbe dare la il porcaccione motivazione. procuratore, sì, Il porcuratore ci il dovrebbe. porcuratore, gli dicessimo che hanno inculato la sua nonna. Sarebbe interessante, no? Vediamo se archivia anche quello. Il PM Prestipino, ce lo Prestipino, ricorderemo. che fa bene al vecchio e al bambino. Che in data 21-11 ha presentato al giudice per le indagini preliminari in sede richiesta di archiviazione con avvertenza che nel termine di 10 giorni dalla notifica del presente avviso ha facoltà di prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini. Potremmo anche farlo, tu che dici? Quando Non so, l'ha 10 ricevuta? giorni, io l'ho ricevuta. Dunque, questa è del 30-11-2016, eccola qui. Ma no, tu quando l'hai ricevuta? C'è scritto qui, No, 30-11-2016. quello non è Ma la sì, ma ricevuta. l'hanno mandato il 30-11-2016. No, quello che conta è il tuo, quando tu l'hai Lo ricevuta. so, ma siccome l'hanno mandata nel 30-11-2016, è probabile, io non me lo ricordo, che io sia sta perché mi è stata lasciata generosamente dal postino, e quindi noi ci stiamo ancora Ma perché non era raccomandata? oggi è il 7. Ah, appunto, noi Oggi è il 7. domani è festa. Certo. Dopodomani potremmo andare a Certo. prendere visione. Certo. Così
Così, per la soddisfazione almeno di mandare a fanculo. L'abbiamo già mandato a fanculo adesso, il buon Prestipino, che è sollecito per la vecchia e per il bambino. Allora, per concludere, abbiamo tantissime cose da dire, cari amici, ma oggi vorrei concludere con un bellissimo articolo di un grande giornalista, che è Mario Giordano, che tutti voi conoscete, nel numero di La Verità di oggi. Eccolo qui, leggete il titolo. Però vi voglio leggere alcune parti perché è un bellissimo articolo. Allora, noi sappiamo che c'è l'accanimento delle iene e degli sciacalli, no? Ma il bello è questo, che questi sciacalli non aspettano nemmeno il momento, Della no? morte Cioè, come hanno fatto con Mussolini, prima lo dovevano vedere impiccato. impiccato perché se no non ci credevano, non avevano il coraggio Avevano di paura. parlarne male, capito? Ecco. E questi qui invece si sono affrettati subito perché hanno capito che il personaggio, squallidissimo com'era, ovviamente era retorico. Abbandonato dalle elite anglo-americane Oltretutto sì, caucasiche. l'hanno abbandonato subito, ti immagini un burattino come lui. Ma noi l'avevamo detto tante volte. Allora, Renzi è nella polvere, gara fra paraculi a chi lo rinnega di più. Ma d'altronde Renzi, presuntuoso com'è, e noi abbiamo raccontato la storia, perché proprio il 9, cioè dopodomani, un grande attore, Kirk Douglas, compie 100 anni. Questo attore rivoluzionò Hollywood perché in una Hollywood edulcorata, e qui è un articolo di Maurizio Cabona, splendido articolo di Maurizio Cabona, pubblicato qui sul numero della Verità di oggi, e ci ricorda delle disavventure di Però non racconta la trama del film, per cui io mi riservo proprio oggi, in un comunicato che manderò agli amici, di raccontare le trame dei suoi film più importanti e rivoluzionari. Uno dei film più importanti è intitolato Il Grande Campione, e lo faccio vedere un'altra volta, ne abbiamo già parlato, è stato pubblicato il mio pezzo proprio ieri su Alba Mediterranea. Il Grande Campione chi è? Perché è simbolico della realtà nella quale È la viviamo. metafora. Esattamente. Allora, un gruppo di mascalzoni che giocano come noi siamo vittime di quelli che giocano in borsa e loro giocano puntando sui boxer, scovano un boxer mezzo rintronato e gli fanno credere di essere un grandissimo campione. Gli fanno fare una decina di scontri con altri boxer pagati, che sono pagati per cadere subito, quindi lui nemmeno fa il segno, gli dà un pugno e quelli già cadono, sì, belli morti. Alla fine però lo portano ai mondiali e a livello mondiale lui si deve scontrare con uno vero. Quello vero gli dà un cazzottone e cade. Quando si risveglia lui non capisce, no? Lui dice, ma io non ero un grande, ma dico tu sei un testa di cazzo. Allora la stessa cosa noi diciamo a Renzi, perché Renzi è stato No, ha inventato. detto appunto dietro le scene, ha detto non pensavo di essere così Sì, odiato, appunto, che come mi tutti i odiassero così cretini. tanto. Come tutti i cretini. E questo mi ricorda un altro film che io ho citato Fuori comunque. dalla realtà, Sì, fuori dalla percezione del contatto lui è solo un grande col chiacchierone. pubblico, con E il qualcuno gli cittadino metteva un dito semplice. nel culo. No? Allora, ti racconto un'altra cosa. E i nostri amici si divertono quando si. Nell'immediato dopoguerra, parlo del 1945, a Cervia, andai in un ripristinato circo del vecchio Orfei. C'era il vecchio Orfei, poi prestiti o quant'altro, sconti qua e là, ha dato vita a una grande dinastia di Circenses. Ma all'epoca c'era solo lui con uno scassatissimo circo che andava in giro per la Come Padania. con i cavalli, con le roulotte, quelle a quattro ruote in legno, o poco Sì, meglio. più o meno, anzi, quelli ricchi avevano le roulotte, perché gli altri li avevano requisiti, i tedeschi, i cosacchi, no? Ecco. Allora, ma No, qui potrei diciamo i raccontare. cosacchi, tu hai tirato fuori i cosacchi, ma lo devi dire in che situazione, in che contesto i cosacchi. I cosacchi avevano aderito al Reich e noi ce li siamo trovati tutti quanti, soprattutto nell'Italia del Nord. Io però ho avuto a che fare, quando ero
sfollati, ho avuto diverse. Avevano aderito col Reich nel 41, 42, Sì, 43, in quel periodo lì. certo. E Poi furono, anche. quando si arresero gli inglesi li consegnarono tutti ai russi, i quali ne hanno ammazzato un eredio. E gli ufficiali soprattutto si sono buttati nel fiume, mi pare nella Neva, mi pare, e dove morivano immediatamente annegati assieme alle famiglie e tutto il resto. È stato un massacro bestiale, dovuto ai soliti inglesi. Io dico queste cose, lo so, No, perché... ricordiamolo che di genocidi non c'è solo quello Ah, appunto. dell'Olocausto, no? Di cui Esatto. sembra che, oddio, santo subito, tutti santi Esatto, subito, esattamente. no? Senza indagini. Ah, Esattamente. Oddifreddi ieri ha detto, non è vero un cazzo. Ah, l'ha detto, allora, Sì. è un uomo intelligentissimo. Allora diranno che non è un vero scienziato. Allora, io ricordo che alcuni di questi cosacchi accudivano a I dei cavalli cavalli, erano cavallari loro. sì, accudivano a dei cavalli dove stavo io, cioè in località Classe di Ravenna, proprio di fronte a Sant'Apollinare, dove avevo una campagna, che ci sono stati 4 o 5 mesi. E in una delle stalle della nostra fattoria, c'è ancora, che lo voglio andare a vedere, proprio di fronte a Sant'Apollinare in casa, dall'altra parte della strada, c'è la nostra fattoria, c'era una bella casa centrale, Padronale. padronale, e ai due lati c'erano le due stalle. In una delle due stalle ci sono tre o quattro di questi cosacchi che accudivano i cavalli, perché loro poi andavano con i cavalli e il barocino, perché non c'era benzina, non c'era niente, eccetera. Questo per dire, no, come sono andate le cose e che cosa appunto noi ci possiamo aspettare dal futuro. Allora, anche all'epoca di volta Gabbana ce n'erano tanti, però avevamo anche perso la guerra, e in una maniera molto disastrosa, quindi inutile che lo stiamo a dire. Però siccome c'è la vecchia costumanza del vecchio lacchè, no? Perché la mentalità è quella del servo, cioè Del servo stupido. quello servo, sì, ma nemmeno, ad esempio, Arlecchino servo di due padroni, che è tipico, no? Del goldonismo, perché Goldoni ha scritto Arlecchino servo di due padroni, e lì praticamente si vede tutto, solo che l'Arlecchino di Goldoni era un furbastro. Serviva due padroni, ma nel proprio interesse, poi ci voleva scopare la colombina, insomma, sono tutte queste cose qui molto belle. E questi invece sono servi sciocchi, perché per riflesso infantile, infantilistico, gli italiani sono infantili nella prevalenza. No, Beh, non sono infantili, sono impreparati. sì, anche però anche l'infantile, adesso vi leggo quello che hanno avuto il coraggio di scrivere. A me Renzi non mi fa pena, perché mi fa solo È un schifo. delinquente. Perché poi fa solo schifo, quindi Un non delinquente funziona. ignorante, incapace, Però questa incompetente, gente qui è degna, presuntuoso. questa gente qui è degna del catto comunismo. Sono renziani, doc. E allora leggiamo una parte, questo Sono ricordo. analfabeti di comportamentali, Ecco, come sappiamo bene. è la verità di oggi, eh? Va bene? Allora qui c'è una citazione da parte del grande giornalista Mario Giordano, che tutti conoscete perché si vede un giorno sì, l'altro pure in televisione. Allora, simpatico, trendy, storytelling, 2.0, moderno e intrigante, queste erano le definizioni che Sì, davano di questo sì. stronzo Sì. prima, ma che il giorno dopo la sconfitta elettorale è solo un potente spavaldo che si è gonfiato di boria. Come scrive Francesco Merlo su Repubblica. Su Repubblica, Francesco Merlo! L'hanno abbandonato i supporters Sì! anglo-americani caucasici. Sì, sì, sì. O più semplicemente D'ora in insopportabile. poi potrà fare solo il lava latrine. Ma il lavalatrine, se le latrine lo permettono, perché attenzione, non sei degno della latrine. Non sono dignus dove andare in ginocchio di fronte alla latrina. Quelle latrine di una volta che puzzavano almeno I una beg volta your pardon. che ci mettevano i lisoformio. O più semplicemente insopportabilmente antipatico. Come scrive il professor Galli della Loggia. Allora, Oh, Galli oh, della oh, Loggia, addirittura. un testa di cazzo, no? Che Megagalattico. mega galattico, che è anche ignobile, Presuntuoso. presuntuoso, c'ha il Idiota. posto sicuro perché è professore, no? All'università, almeno alla prestigiosa Università di Perugia, che sa quello che dice, però si contraddice sistematicamente. Perché è un vile, perché è una natura di vile. Quindi tu puoi essere professore, intellettuale, aver scritto decine di libri, aver scritto degli Se articoli, non c'hai le palle, sei un vile.
capito? Sei un L'aveva detto bene Srapound. Esatto. Se non c'hai le palle puoi dire le più belle cose, non vuoi. Valgono un cazzo. Il professor Galli della Loggia sul Corriere della Sera, nella sua dotta disquisizione politologica, che si può riassumere così: chi vince è sempre simpatico, chi perde mi sta subito sui marroni. Deve essere il titolo del suo corso accademico. Primo anno di studio alla Paracul University. Poi dicono che i nostri intellettuali non sono pronti. Balle. Sono lesti come dei leprotti, svegli come dei canarini dopati. Appena fiutano che uno non ha più potere, per dire, appena capiscono che un uomo non è più in grado di dar loro prebende, incarichi o manciate di denari, ecco, subito fanno a gara per dire che è un deficiente. Anche se fino a ieri avevano detto che era un genio o semplicemente avevano taciuto sulle sue deficienze. Ma guardate, sono proprio velocissimi, eh? Non aspettano nemmeno il terzo giorno, che si sa mai, in passato qualcuno riuscì il terzo giorno a risuscitare. Manco quello, capito? Eppure loro si dicono cattocomunisti, un po' di questo personaggio che dopo il terzo giorno è risuscitato, no? Come certi semi di fusaie che conosciamo. Niente, loro sono fulminei, un lampo, veloci di pensiero e di tastiera, subito pronti a stendere fiumi di letame dove prima volavano solo profumi di incenso, riservandosi ovviamente di dedicare quest'ultimo, cioè l'incenso, al nuovo potente, chiunque esso sarà. Stiamo registrando, eh? Vai. Riservandosi ovviamente di dedicare quest'ultimo, cioè l'incenso, al nuovo potente, chiunque esso sarà. E se sarà lo stesso, cioè casomai Renzi dovesse tornare in auge, a loro che importa, una doppia giravolta e via, sempre pronti all'uso come dei veri intellettuali che una volta sognavano la rottura e adesso sono arrivati alla cottura. Prendete Francesco Merlo. Fino all'altro giorno se ne stava in Rai, assunto nella nuova era renziana, 240.000 euro l'anno per fare non si sa che. Si è dimesso il 2 dicembre. Il 6 dicembre, cioè ieri, ha scritto un articolo dal sapore kafkiano, La Metamorfosi. Per dire che il premier... Cioè, dal titolo, perso... non dal sapore, dal titolo kafkiano. Che è diventato... che ha perso simpatia. Che è diventato un boiardo di Stato, innamorato del vezzoso involucro del potere, uno che voleva solo nastri da tagliare e viadotti riedificati a tempo di record e subito richiusi dopo la sua visita. Ora, questo stronzo, questo coglionazzo, dice la verità, ma perché non la diceva prima? No? Quando Renzi il calcio in culo non se l'era ancora preso dagli italiani, non dai compari come lui. A 240.000 euro all'anno. Uno che è passato dalla smart, questa è bellissima, è una meraviglia, perché questi sono bravi, nell'offendere sono bravi, che sono dei mascalzoni, dei lazzaroni. Uno dice, Renzi sarebbe, no? Uno che è passato dalla smart all'aereo di Stato, dal selfie al fotografo personale, dalla pizza con Blair al bollito. Al bollito non bollito di Bottura con Hollande e la Merkel. Un esponente della nomenclatura, insomma, anzi di più, l'uomo che non può che farsi scarafaggio. Cazzo, ma più di così, non so che possa dire un vecchio servo. Ecco la metamorfosi completata. Renzi è diventato uno scarafaggio per l'autore dell'articolo, il quale, al contrario, è sempre rimasto un merlo. Riflessione. Il prestigioso giornalista, appena dimessosi dal consigliere della RAI, e soprattutto, è meno male che si è dimesso, perché avessi saputo che fosse rimasto in RAI, io proprio veramente alla RAI, già che è da tempo che non la pago, ma guarda, non la pagherei mai, proprio, ma proprio più, a meno che questo testa di cazzo non mi ridesse i soldi che lui guadagnava alle mie spalle. E soprattutto appena saputo che Renzi era stato bastonato nelle urne, ha scoperto un sacco di cose interessanti. Per esempio, ha scoperto che non è opportuno che un premier
vada nelle scuole a farsi cantare le canzonette in stile Balilla dai bambini. Lo sapevi che era andato a farsi cantare? Presidente Renzi, da oggi in poi, ovunque vai... No, non solo, anche nei cantieri navali di Trieste. Ah sì, pure a farsi cantare la canzoncina. Allora, con i tempi, con la regia, col foglietto con la regia, con i tempi. Io gli facevo la stira. L'episodio risale al 5 marzo 2014, sai come si faceva ai tempi nostri? Quando un bambino rompeva i coglioni, da di dietro li pigliavano l'uccellino, così, no? E poi si diceva, fischia, fischia, non riusciva a pigliare. Ecco, questo è il trattamento che avrei dovuto fare io a Renzi. L'episodio risale al 5 marzo 2014, ma Merlo si accorge di quanto sia spiacevole soltanto oggi. Che cosa ci volete fare? Gli intellettuali sono lesti, ma a volte hanno bisogno di una spinta elettorale. Anche su Banca Etruria, per dire, Merlo adesso ha capito che il 28 novembre 2015, quando il pensionato Luigino D'Angelo si tolse la vita perché era stato truffato, beh, forse Renzi avrebbe... Noi abbiamo denunciato il fatto, certo. Beh, forse Renzi avrebbe dovuto andare a stringere la mano alla moglie, forse doveva dire una parola, forse doveva chiedere chiarezza nel feudo della sua principessina azzurra Maria Elena Boschi, come era carina quando era vestita, no? Quando era vestita intimamente, no? Da Madonna, era una bella Madonnina, vedete la faccia, noi le vediamo subito che è ancora la faccia da una ex Madonna. Forse doveva dare una parola, forse doveva chiedere chiarezza nel feudo della sua principessa azzurra. Maria Elena Boschi invece non fece nulla e sapeste come gliele canta chiare Merlo un anno dopo, ma proprio non con convinzione, roba che anche lui potrebbe essere preso in considerazione da Bottura per il bollito non bollito. Certo si capisce, non è che si possa far tutto in fretta, un anno fa c'erano tante altre cose di cui occuparsi, c'era persino un posto in Rai da andarsi a prendere, ci si poteva indignare per Luigino e il suo suicidio, si poteva chiedere contro Renzi quando il suo regno sembrava infinito, ma quando mai? Ci si poteva accorgere del suo essere scarafaggio, ma che si aspetta che cada e zac gli si presenta il conto di tutto, perché il conto i vigliacchi lo presentano quando il padrone è caduto e facendogli pagare il conto per tutto il tempo che hanno strisciato ai suoi piedi. Questa è la caratteristica dei vermi e dei serpenti, capito? Professori, gliele canta chiare, ora che Renzi ha perso, gli dice tutto quello che non è riuscita a dirgli in questi soli 1000 giorni in cui lui stava al potere e i giornalioni gli leccavano le terga come da copione. Le 5 ragioni della sconfitta, si intitola la sua dotta analisi del giorno dopo ed elenca tutto quello che Renzi ha sbagliato, che è esattamente tutto quello per cui fino al giorno prima, sulle medesime colonne, Renzi veniva ampiamente elogiato. L'ottimismo del ce la stiamo facendo, il suo modo di comunicare, la consorteria toscana, la politica dei bonus e udite udite, la mancanza di posizioni critiche verso le elite del potere. Giuro, l'ha scritto davvero. Ernesto Galli della Loggia sul Corriere della Sera ha accusato Renzi di non aver criticato abbastanza le elite del potere. Dico, per fortuna che c'è della gente come Giordano in Italia, perché ci sono sempre stati, per fortuna. Ci sono stati anche i Guicciardini, i Machiavelli, cazzo, porco giù. C'è stato anche, l'ho cercato proprio stamattina per una cosa che ho scritto, ma la parte, c'era questa gente. Ma c'è anche, solo che sta nell'ombra. No, sta nell'ombra, ma insomma, critico, non sono capace di criticare, soprattutto quando una parvenza di consenso popolare l'hanno avuto. Al confronto, il bue che dà del cornuto all'asino è un esempio di limpida coerenza. Il professore della Paracool University, Ernesto Sparalesto, il politologo improvvisamente convertitosi all'antirenzismo militante, scopre infatti che al capo del governo non è mai uscita di bocca un'espressione di censura verso i dirigenti dell'inefficiente e più verso il marcio mondo bancario. Oh la madonna! Ma ci rendiamo conto? No, l'ha difeso, è diverso. Ma no, ma dice davvero? E nemmeno verso la Consob,
che pure insieme sono responsabili della rovina di decine di migliaia di cittadini italiani. Ma Galli della Loggia se n'è accorto adesso. Eppure dal suo, come dire, dal suo posto di osservazione, di columnista, dell'ineffabile Corriere della Sera, certe cose avrebbe potuto sapere, a meno che non avesse dimenticato come si fa a leggere, perché le notizie si possono anche leggere, o vederle in televisione, qualora uno abbia voglia e non sia pieno della propria supponenza di testa di cazzo, che conosciamo da molto tempo, con un degrado anno dopo anno, perché lui ha scritto cose egregie, aveva scritto cose egregie circa 30 anni fa. Ma il degrado mentale capita tanto. Come Amato, nel 62 aveva scritto che ribellarsi alla prepotenza del potere è obbligatorio. Era obbligatorio. Oh, solo che non se lo ricorda più. Certo. Oh, può far bacco, che bella scoperta che abbiamo fatto. Professore, dobbiamo essere sinceri. Ci sarebbe piaciuto sentire parole simili nei mesi scorsi. Ci sarebbe piaciuto vederle in prima linea contro Renzi quando le schifezze le stava facendo. Non ora che non può più farle. Ma capiamo che non si può avere tutto dalla vita. Lei, per accorgersi degli errori del Premier, ha dovuto aspettare che andasse sul colle a dimettersi. È chiaro, proprio in quel momento lì, tac, le è arrivata l'illuminazione. Del resto, che ci vuol fare? Alle illuminazioni non si comanda. Per fortuna, però, gli italiani avevano capito tutto. Errori, schifezze, bonus, banche, finto ottimismo, consorterie varie, eccetera. Assai prima e anche senza il bisogno delle sue dotte analisi. Ed è per questo che, con permesso, noi preferiamo andare a lezione da loro anziché da lei. E mi sembra un articolo eccezionale. Bello, molto bello. Sì, abbiamo finito. Sempre? Laudetur? Priapus! Sempre!